Buongiorno, e quest'oggi si va a Lucca. Se lo facciamo bene, lo facciamo bene. Cioè? Ah, beh, giusto, giusto. Sono quello paesano. Oh, ci siamo ritrovati finalmente con il primo esponente di Potere Robotico. L'altro è già impegnato con uno dei suoi clienti. Che ci vuoi fare? Il guru, tutto lo saluto. Ascoltami, tu il salvavi ce l'hai? Ancora no. Allora devi prendere quello. Quello. Vabbè, ma quello. No. Lo so che è un must have, però. Ma quello, secondo lei, come prezzo? Come cosa tu mi dici? I prezzi vanno tutti bene. Ci siamo, vanno tutti bene. Sono valutabili. Questo qui cos'è? Quello di Otori. Otori. Me ispira quello. Guarda, io. Ho un debole per i salsami, c'è vabbè, poco da fare. Cioè, quello prima o poi ci. Un'altra novità è comunque il Master Grade Victory 2 di Gundam. Lì fu anche lì, bello per Dio. Molto, molto bello. A mio gusto personale mi piace più il Banshee dello Yomi, non lo so. Tecnico. È troppo mastarace. Allora, stiamo asserendo che c'è troppo bolgione per essere già giovedì. Sì, sì. Siamo già sdrenatissimi. Va bene. Giusto. Fatto che sdrenare. E adesso ci apprestiamo a entrare proprio in uno di quei sudarium, come si suol dire. E con l'ascella di pezzato potentissimo. Dai. E abbiamo la stracionata. Guardate la faccia di Zinelli. È disperato, ma giustamente. Io lo sapevo che effettuava l'acquisto a sua insaputa. Guardate la faccia. No, questo un no, po' meno. No, fatto. Non riprendetemi. Ti verrà stracionato presto. Verrà stracionato sul canale Potere Robotico, sì. Ricordiamolo. Bene, contento del suo acquisto? Da Dio. Pensa che sarà l'acquisto del giorno oppure. Lasciamo. Bello di questo non so se lo trovo. Lasciamo aperta. Ho trovato bene, c'era l'acquario SRC fica 60 euro. Andiamo allo straccione in azione, questo è il momento della battaglia. Ma quello è il sensei. Sì, scusa, il sensei è la battaglia che sta contrattando. Sta combattendo. Sì. Sta lanciando i raggi fotonici. Esatto, tra un po' tira fuori la labarda. Allora, alla conclusione quasi della prima giornata ci rimane praticamente solamente l'area games di sostanziale,
un bilancio su questa Games Week 2015 per ora? Trop casé, ne casé zuiba. Trop casé zuide, pensate che da te. C'ho anche il sole. Ale, attenzione, ci sono bambini che s'ammucchiano. No, a parte troppo casino. Un po' deludente. Ma si aspettava qualcosa di più anche a livello di acquisti? Ma no, fondamentalmente no. Non mi aspettavo nulla di più dal punto di vista degli acquisti, però mi aspettavo di più delle proposte. Delle proposte? Sì, di oggetti e acquistabili, eccetera. Poi dopo l'acquisto diventa un esercizio di stile. Esatto. Alla fine quello che si è ficcato di più è il nostro straccione, però. Sono riuscito a trovare la mia straccionata. Facendo disperare. Io mi sono buttato sull'acquisto dei fumetti manga. Giusto, acquisto fumetti. Ma diciamo che nulla di estroso è stato compiuto oggi. Quindi il viaggio di ritorno in autobus sarà un po' così, con... Sì, con puzza di ascelle e qualche scorza di troppo. Io sono un giro lunghissimo per dove dobbiamo per andare all'area gay, ma sì, ma senti l'aria salubre. Goditi la bellezza di Luca. Esatto, sì. L'esterno, queste bellissime mura, insomma. Le mura, cioè tu immagini i giganti che arrivano. Saranno un po' più alte, esatto, e soprattutto servirebbero i giganti che ci liberano un po' della massa di gente inutile. Avanti. Ma io sono, sono contento, ho avuto l'acquisto inaspettato, quelle Combiner Hunters che... Ah, giusto! Sì, lì non me l'aspettavo, quindi sai, quando non ti aspetti qualcosa, tanto non ce l'avranno mai, invece le trovi lì. Infatti, quello che dicevo prima è qualcosa che ti trovi che non ti aspetti. Ecco, io questa cosa non l'ho. Invece io ho avuto questa fortuna qui. Per il resto so che avrò altri due giorni, non l'ho già visitata tutta oggi, perché mi romperò i coglioni, però... Signori, non è ancora finita. Non è ancora finita, cioè potrebbero essere sorprese. Ti ho detto ancora lo dobbiamo fare. Esatto. Agli ultimi stand. Esatto. E ancora tanta carta da muovere. Tanta carta, volendo, tanto fruscio. Signor Straccione. Sì, mi dica. Allora, per questa Lucca Comics quest'anno, impatto estetico? 8. 8, tutto sommato. 8, sì. Davo di più perché c'era meno topa quest'anno, che però io sono rimasto contento lo stesso, insomma. Rapporto... Ad esempio l'ultima sulla... adesso non si vede purtroppo, ma l'ultima ragazza che abbiamo visto... Credevo la quattro ruote. La quattro ruote è bella, ma quell'altra che era dentro la vetrina... Era una bella shopping girl. Sì. Ma invece il rapporto prezzo-qualità? In generale? Sì. C'erano dei prezzi un po' altini in alcuni momenti. Come esperienza ci stava. Sempre buono. Sensei, vediamo che è là intento a raccattare donnine. Pronti a partire con il secondo giorno del Lucca Comics. Oggi andremo a fare un saluto agli amici di Gun Dipendente e tutti gli altri vari assemblatori di Gundam, per scambiare anche magari qualche parola, oltre che vedere un po' tutti i modelli che hanno portato in esposizione, e andremo a completare la scia di acquisti che abbiamo intravisto, qualche cosa di interessante se sarà ancora disponibile, altrimenti fatalità, lo lasceremo lì.
siamo qui con Alfredo. Esatto. Gunplatore, modellista, di cui vedremo adesso anche i vari modelli. Sicuramente insomma si faranno notare anche perché hanno un livello di customizzazione molto particolare. Da quant'è che ti dedichi a questo hobby, chiamiamolo così? Allora, io il Gunpla l'ho conosciuto meno di 3 anni fa, per puro caso, in un periodo in cui ero in convalescenza. Nasce così, diciamo, a casa. Mia moglie dice: guardi, ho un collega al lavoro che ti conosce. Io non sapevo di chi parlava. Quando ho avuto il piacere di conoscerlo, ho conosciuto, grazie a lui, il Cubecraft, che non è neanche modellino in plastica, ma sono dei cubetti, dei pupini fatti di carta, alti quanto un bicchiere, in modo a cubo. Nasce lì la mia storia da modellista da Gunpla, perché grazie a quel modellino lì, cioè grazie al Cubecraft, io ho continuato a fare delle ricerche, sono passato al Papercraft. Al Papercraft ho conosciuto i Gundam, non sapevo cos'erano, però mi piacevano farli e li facevo di carta, finché non ho conosciuto quelli in plastica. Quelli in plastica lì per lì, quando li ho visti dal vivo, montati a secco, non mi sono piaciuti. Quindi ero rimasto fedele ai miei pupini di carta. Mi sono perso con i Gunpla quando ho visto il Master Grade, in particolare quando ho visto il pilota in scala. Ah, ok. Quello è stato devastante per me. Cioè, non c'è stato più un ritorno. Io faccio solo Master Grade adesso e la scimmia è altissima, sì. Ma quanto spendi più o meno al mese? Cifre astrofisiche? No. Allora, io non sono un collezionista compulsivo. Cioè, ho anch'io avuto il mio periodo in cui mi sono lasciato prendere un po' la mano, quindi io ho ancora 11 modellini da fare. Ecco, okay. La cosiddetta pila che non manca. Esatto, detta pila, però mi sono fermato lì, perché a me non piace vedere la pila, a me mi piace vederli finiti. Ho investito molti soldi nell'attrezzatura. Ecco, esatto, ma spendi quindi più nei colori, nelle altre cose forse, che non nei modellini? Ecco, al momento spendo più nell'attrezzatura, neanche tanto nei colori, molto più nell'attrezzatura. Quindi io sono un vincitore di professione, quindi compressore nuovo, l'aerografo nuovo, tanti attrezzi che mi servono per incolare parti molto piccole, pinzette di ogni genere. Quindi la parte che preferisci comunque di tutta la creazione, forse più che non l'assemblaggio tutto quanto, è la verniciatura. Sì, io adoro verniciare, quindi il modellino per me può anche essere montato normalmente senza tante modifiche, però la verniciatura... E qual è il momento in cui decidi magari come customizzare un pezzo o che un colore particolare da dargli rispetto invece a quelli che è previsto originali? Come fai questo studio? Lo studio... Ti viene così? Lo studio sì, mi viene un po' così, nel senso che io prendo il mio modellino, allora io non ho un modellino preferito, a me piacciono tutti, quindi io ne prendo uno, me lo monto a secco, quindi faccio la classica procedura standard. Una volta montato mi viene già l'ispirazione sulla colorazione da fare, quindi faccio molte fotocopie dei giornaletti, diciamo dei kit di montaggio, dove si vede il modellino per intero ma solo con la riga nera. E poi sulle fotocopie io faccio tante prove di colore. Ah, fai direttamente su? Sì, io mi faccio sempre, diciamo, un preschizzo con le matite, in modo che io mi scelgo le varie tonalità e i colori che voglio dare ai miei modellini. E poi da lì parte il mio lavorone. E per ora tu hai un tuo, quello che tu ritieni personalmente un masterpiece, la tua creazione d'elezione che rimarrà nel tuo cuore più di ogni altra? Diciamo il modellino mio preferito, sì. O il mio lavoro? Il tuo lavoro preferito. Guarda, allora, il lavoro preferito non ne ho, perché ogni modellino per me è uno step per crescere, quindi è sempre una prova. Ok, oggi provo questo e scappo fuori un modellino. Il mio modellino
forse quello preferito è il Sazavi, perché ne ho fatti due e non è scappato fuori un terzo, perché alla fine mi sono fermato, ecco, non volevo essere ripetitivo perché già due con due è tanto. Sì, il modellino mio più bello è quello. Forse il lavoro che mi piace di più è il Sinanju, il modellino che ha vinto più volte per via della vericitura, molto particolare, che è venuto fuori un rosso satinato. Esatto. A me piace, è quasi stile velluto. Esatto. E il tempo dedicato a questa passione quotidiana? Il tempo è lungo. Se vuoi fare un lavoro fatto bene, ma non tanto bene, è una passione. Alla passione tu devi dare il giusto tempo. Quindi io mi reputo un po' come un pittore, come un artista. Cioè, tu lavori quando hai voglia, quindi io non faccio mai niente su scadenza. Mediamente, guarda, se scendo sotto i 6 mesi di lavoro vuol dire che ho cominciato a correre un attimo. Quindi, per un singolo modello? Sì. Sennò 6 mesi più o meno di lavoro ce li metti, calcolando, ecco, che il modellismo è sempre l'ultima cosa che fai della giornata, che sì. È lavoro, famiglia, hobby e modellismo, che è un'altra mia passione. Bene, progetti dopo questo Luca Comics, hai già in vista altri lavori, altre esposizioni? Allora, il 21 e il 22, se non erro la data, c'è il Model Game a Bologna, sarò presente anche lì. Come progetto di lavoro adesso sto lavorando su un Gelgog. Okay. E finirò prossimo anno ormai, perché ancora in fase di costruzione, ancora sto lavorando. Sarà l'anno 2016. Esatto, sarà la mia nuova entry del prossimo anno. Okay. Bene, ti ringrazio e veramente ancora complimenti per grazie quello che hai presentato. Grazie di cuore. Bene, per quanto riguarda quindi questo video sulla Lucca dei robot, dei collezionabili, è tutto. Mi raccomando, date anche un'occhiata al video di tutti gli acquisti effettuati a Lucca, perché merita, e se volete anche a quello su, diciamo, la Lucca videoludica insieme agli amici con cui seguiamo i videogiochi, che diciamo parla di Lollate e di tutto il resto della Lucca che abbiamo vissuto. Con questo quindi, per quanto mi riguarda, è tutto. Ci vediamo al prossimo video.